Eccolo Stiva domani ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. E ovviamente in questa serata, prima di cominciare con un contenuto bello caldo come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione alto, alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo subito col dire che, come abbiamo detto già in queste settimane e forse anche da qualche mese, Thiago Motta è ancora in pole per la panchina della Juventus, pole position assoluta con, diciamo, la preferenza anche della società e non solo di Giuntoli, però stasera è venuto fuori un rumors molto particolare, no? Che è fuoriuscito anche tramite Juventus, alcuni giornalisti l'hanno riportato, e che riguarda Antonio Conte, quindi mi premeva comunque riportarvelo. Ovvero, Antonio Conte è stato avvistato in un ristorante del Torinese, come spesso fa, no? Va a cena con dei suoi amici, e lo ha fatto anche con dei dirigenti della Juventus, e praticamente è stato sentito parlare, ignaro, no? Del fatto che c'era gente che lo stava ascoltando, dei giocatori facendo nome e cognome della Juventus. Cioè, lui stava parlando con quel suo amico dicendo: io questo qui lo terrei, questo qua lo manderei via, farei giocare questo giovane piuttosto che questo altro. Insomma, diciamo che ingenuamente, cioè senza saperlo, in buona fede, appunto è stato pizzicato in intraprendere questa conversazione con un suo amico. Come ho detto, si tratta di indiscrezione, rumors, voce, scoop, niente di più, perché come ho detto, Thiago Motta in questo momento qua, sono ore caldissime perché si sta incontrando con Saputo a microfoni spenti. Ecco, come ho detto, ormai è a ridosso, no, dell'intraprendere una trattativa definitiva con la Juventus. Come sapete, l'offerta sul piatto è chiara: 3 milioni e mezzo inclusi bonus per 2 anni più uno opzionale, e con una buona possibilità di decidere anche sul mercato insieme a Giuntoli, ovviamente col suo supporto e l'area sportiva che verrà. Quindi, insomma, diciamo che non ci sono grosse novità in questo momento, però è importante comunque chiarire la posizione, no, in chiave futura da parte di Thiago Motta con Saputo, perché loro, quindi mi riferisco a Fenucci, Di Vaio e lo stesso Saputo, non sanno ancora qual è la decisione definitiva ufficiale di Thiago Motta a fare spenti in separata sede, e quindi è chiaro che devono vedersi a quattro occhi anche per rispetto della società rossoblu, che vuole dargli tutto quello che gli serve appunto per fare un'ottima stagione il prossimo anno. Tant'è che molti giornalisti nell'ultima conferenza stampa post Bologna Juve lo hanno appizzicato per provare a prendere informazioni in anticipo, ma Thiago Motta è stato molto bravo a sviare il discorso e evitare polemiche, anche se qualcuno era quasi riuscito a farlo anche indispettire e irretire. Ecco, quindi diciamo che nelle prossime settimane potremo avere, invece che solo spifferi o comunque voci, anche delle conferme abbastanza autorevoli del fatto che si sta andando avanti a fare la firma per il contratto triennale. Quindi, insomma, questa è veramente una cosa che ci tenevo a riportare e ad approfondire in maniera abbastanza lampante. E infatti, proprio in virtù del fatto che Thiago Motta sia ormai a un passo, no, dal decidere il suo futuro alla Juventus, Calafiori si sta piano piano sbloccando, perché infatti Riccardo Calafiori ha detto no a 2 big europee. Quindi questo fa capire quanto il ragazzo voglia in qualche modo seguire, intraprendere la strada indirizzata già dal suo mentore al Bologna. Ecco, poi oltre a questo, cambiando un attimo discorso, sembra che la riforma di Abodi, la manovra per togliere la Covisoc e mettere un ente governativo nel controllo delle finanze dei club, stia passando. Non ci sono ancora anche qui ufficialità, però piano piano si sta andando verso un cambiamento. Vedremo se anche così saranno messe delle persone di stampo interista all'interno di questo ente governativo, che monitora appunto le situazioni finanziarie e liquidità dei club, oppure vedremo qualcosa di più trasparente. In ogni caso, non possiamo far altro che aspettare e augurarci il meglio. Poi, altra cosa importante, quello che riguarda appunto le ultime rivelazioni fatte da Sky, e ci tenevo appunto a citare la fonte, proprio per avere una trasparenza assoluta, no? Dal punto di vista giornalistico. E i nomi appunto per il centrocampo di Giuntoli, perché come sappiamo non ci si può nascondere, la squadra va puntellata sotto tutti i punti di vista, e ci vorranno almeno 2 nomi per il centrocampo, 2 nomi per i terzini, e vedremo se Giuntoli eventualmente riterrà opportuno anche inserire qualche esterno ad attacco, visto che comunque
la propensione della Juventus sarà di giocare con un 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, sempre, diciamo, cambiando sul tema, no? In base agli interpreti che uno ha a disposizione, tenendo conto degli infortuni, degli diffidati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Coop Miners, primo nome ancora adesso nella lista di Giuntoli, ma il prezzo è altissimo, l'abbiamo detto. Tra l'altro mi sembra anche di capire che l'Atalanta si spingerà fino a 70 milioni, quindi le sirene della Premier sono sempre pronte ad accogliere Coop Miners, però da quel che trapela tramite Sky, 40 milioni sarebbe la base per trattare appunto con la Juventus. Però anche questa è una cifra altissima. Ed ecco perché Giuntoli potrebbe farsi ingolosire nel mettere dentro nel calderone Huijsen, Sule, però io eviterei di svendere i nostri giovani per andare a dare i soldi o aiutare una nostra concorrente o competitor della Serie A. Io starei molto attento a queste tipologie di operazioni perché, come ho detto, i nostri giovani sono un patrimonio inestimabile che ci potrebbero garantire nei prossimi anni di fare il salto di qualità anche a livello europeo, perché guardate le big City, Real, Chelsea, Liverpool, Barcellona, PSG, partono tutte da un vivaio, cioè da giocatori 17, 18, 19 anni lanciati in prima squadra che poi fanno anche la differenza e aiutano nei momenti della stagione la squadra a fare quel qualcosa in più che magari non farebbe, proprio perché hanno un quid di estro, di genio, di sregolatezza che altri giocatori magari più quotati con grandi nomi esosi non hanno. Quindi è importante, secondo me, fare un bel mix di senatori, di campioni e di giovani nella Juve che verrà. Quindi anche qui stiamo attenti. L'altro nome è Ederson, lo conoscete tutti benissimo, dell'Atalanta, ed è un nome che a me piace molto. E poi, come tutti sapete, Khéphren Thuram, altro nome sotto traccia che Giuntoli sta già trattando da molto e sta sviando il discorso su altri nomi, proprio per evitare che, insomma, qualche altra squadra, come, ci anticipi, no, nella battaglia al ragazzo. Sicuramente la corsa è enorme, in questi tre giocatori ci sono concorrenze spietate, soprattutto però su Coop Miners, che ha gli interessi anche del Liverpool e dello United in Premier League, e poi Khéphren Thuram, che anche lui ha l'interesse del Bayern Monaco, del Liverpool, del City. Insomma, ci sono tante squadre di alto rango che sono disposte comunque a sacrificare pezzi pregiati oppure mettere sul piatto bei soldoni per prendere il francese, che ricordiamolo è un titolarissimo dell'Under 21 francese e poi è anche presto nel giro della nazionale di Deschamps, perché comunque merita veramente un occhio di riguardo, perché sta facendo veramente delle belle stagioni al Nizza e sta migliorando a vista d'occhio. Quindi entrambi i giocatori, insomma i figli di Lian Thuram, che Khéphren Thuram al Nizza e Marcus Thuram all'Inter, hanno fatto comunque veramente dei passi da gigante nelle ultime stagioni. E ecco, altra notizia invece di campo, visto che ci stiamo comunque avvicinando, anche se lentamente, alla partita col Monza, che non dirà praticamente nulla se non il piazzamento definitivo della Juventus in questa stagione, che ha la possibilità di arrivare terza, anche se è molto complicato, perché dovremo fare una caterva di gol sperando che il Bologna o pareggi o magari vinca solo con un gol di scarto, e anche qui sarà veramente complicato. Tra l'altro, la partita del 25 maggio all'Allianz, non ci sarà purtroppo Cambiaso, che ha preso un cartellino giallo un po' ingenuo, appunto con un fallo a un giocatore del Bologna, e dovrà saltare appunto la partita perché il giudice sportivo ha reputato appunto il gesto antisportivo. Quindi insomma sarà un'assenza pesante, vedremo appunto Montero che decisioni prenderà proprio per quella fascia lì, poi vedremo piano piano, no, avvicinandosi alla partita, quali saranno le scelte. E sono convinto che comunque il secondo tempo di Bologna ha dato tante indicazioni a Paolo Montero, e quindi non so se l'allenatore appunto ad interim deciderà di partire sempre col 3-5-2 nel primo tempo per poi spostarsi al tridente nel secondo, oppure, avendo capito che la squadra può pressare alto da subito, magari provare ad avere più coraggio già dal primo tempo, perché come abbiamo detto e ribadito, il primo tempo è stato obbrobrioso, uno dei peggiori mai visti nella storia della Juventus, che poi anche un po' per fortuna e un po' per scelte e anche per l'orgoglio dei giocatori siamo riusciti a raddrizzarlo. Ecco, l'altra cosa importante invece è il focus da fare assolutamente su Ildiz, Kenan Ildiz, il nostro gioiellino inestimabile predestinato della nostra Juventus, che spero presto indosserà ufficialmente la maglia numero 10, perché fino adesso sono solo degli scoop, ci sono soltanto dei rumors, delle voci che ne parlano. E ovviamente è un ragazzo del classe 2005 di 19 anni che ha compiuto un record assoluto, un primato straordinario di questa Serie A, cioè essere l'unico giocatore della sua età, 19 anni, ad aver segnato 2 gol, perché l'altro ne ha segnati solo uno. Quindi lui l'altro gol l'aveva segnato col Frosinone
a dicembre. Poi da gennaio in poi Allegri ha deciso di non schierarlo più titolare, praticamente è stato tantissimo fuori dal campo e anche quando è entrato ha fatto soltanto 10 ispezioni di partita. Questo è stato un vero peccato perché secondo me il turco meritava più continuità. Evidentemente Allegri non ha avuto il coraggio di schierarlo anche per motivi di classifica, perché aveva paura magari di non riuscire a puntellare il posto Champions, non lo so, e oppure gli ha preferito qualche altro giocatore più funzionale al suo modo di intendere il calcio, eccetera. Però ecco, l'altro gol è arrivato proprio bellissimo nel 3-3 finale contro il Bologna, un gol pazzesco, veramente con un dribbling e con un tiro secco nell'angolino. Quello che sorprende di lui, oltre alla grande personalità e la tecnica sopraffina, è anche la come posso dire, la potenza, la smania con cui butta i palloni in rete. Mi ricordo anche il gol che ha fatto in Coppa Italia, ha veramente una precisione balistica da grande campione, quindi va coltivato, va tutelato e protetto e in qualche modo aiutato a crescere in maniera esponenziale ma graduale, senza bruciarlo. Ecco, quindi insomma direi che ieri anche con l'urlo fatto da Montero, con la corsa, no, sotto la pioggia, andando ad abbracciare i giocatori e in qualche modo godendo per questo bel gol di Yıldız, ha espresso tutta la sua juventinità e il suo attaccamento ai colori, alla maglia, cosa che aveva anche quando era giocatore e lo ha dimostrato come allenatore, anche se farà probabilmente due panchine. Ecco, quindi, insomma, io dico che quest'altro anno potremo veramente vedere una Juve diversa. Spero che la tifoseria pian piano si ricompatti, vedo ancora comunque dei tentativi di ricordare il passato e fare dei paragoni, ma l'obiettivo principale è quello di focalizzarsi sulla costruttività, cioè sull'andare verso la positività, l'armonia, una melodia nuova, no? In modo tale che in qualche modo si ricominci ad avvicinare tutta la tifoseria alla Juventus e venga questo entusiasmo, questo spirito che da tanto non c'era. Infatti molti di voi mi hanno detto che finalmente avevo il patema d'animo nel vedere la partita della Juventus, che era da tanto che non mi accadeva. Continuiamo così perché secondo me ne vale la pena per sprecare fiato per la nostra amata Juventus. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci. Un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre ricordo, forza Juve fino alla fine.